Il nostro percorso fra le pagine dei bozzetti di viaggio di Cosimo De Giorgi continua anche questa settimana, fra i borghi, i monumenti, gli aneddoti della nostra terra che tanto ancora ha da raccontare. Cominciamo da Cavallino, un paese che il nostro conosceva bene e non solo perché vicino alla sua nativa Lizzanello, ma perché dimora del suo grande amico Sigismondo Castromediano. Ed è proprio dalla casa del Duca Bianco di Cavallino che iniziano questi bozzetti. Francesco Castromediano ampliò il palazzo nel 1627 e lo fornì di mobili, vetri, argenti, arazzi, convertendolo in una reggia. Qui si aggirava il primo marchese di Cavallino con la bella e gentile Beatrice d'Aragona, divenuta sua moglie proprio in quell'anno. Al piano superiore c'è una sala decorata e abbigliata con sfarzo principesco. Una lunga serie di sculture accompagnano il visitatore in quella che pare una galleria d'arte. I soggetti ritratti raffigurano delle allegorie come il furore, la clemenza, l'ingegno, la sapienza, la fortuna e così via. E poi tutta la volta è dipinta a fresco con stile romano antico e pompeiano. In tutto questo sontuoso palazzo, il nuovo e l'antico si abbracciano e si confondono insieme ai vecchi ritratti di famiglia, con l'ultimo quello di Sigismondo e poi tanti oggetti antichi recuperati dall'area della città messapica, mobilia antica e moderna, lampadari sospesi, candelabri e specchi veneziani ed una piccola e preziosa cappella diventata anch'essa uno scrigno d'arte oltre che di fede e devozione. L'atrio del palazzo, nel quale si provò la prima mongolfiera elevata in provincia di Lecce nel secolo scorso, oggi è muto e deserto ed è ricoperto da un tappeto di verdura. Le galline e le anatre intonano con il loro pigolio l'eterno idillio della vita campestre. Tutto ha perduto lo splendore regale di due secoli addietro. Ma pure fra quei ruderi vi ha un oggetto più prezioso assai degli argenti e degli ori, degli specchi e delle armi, dei mobili e degli arazzi, e che costituisce il suggello della nobiltà più vera e operosa, dell'aristocrazia patriottica e non feudale. Vi è, in un cantuccio, una catena di ferro che ha cinto i piedi e le mani dell'ultimo rappresentante di quella famiglia, al duca Sigismondo, nelle carceri di Napoli nel 1852. Suo delitto, l'eccessivo amor di patria. Sua aspirazione veder l'Italia resa a sé medesima, unificata, indipendente. Gli anelli di quella catena valgono più di tutte le spade e tutte le lance maneggiate dagli avi battaglieri della famiglia Castromediano. In tal modo questo casato, che incominciò nell'undicesimo secolo con un santo vescovo di Eliopoli e va a spegnersi, dopo uno sfarzo fulgidissimo di luce, con uno dei pochi e veri martiri d'Italia. Ci spostiamo ora nel Brindisino, precisamente sulla scenografica collina dove durante l'VIII secolo a.C. e prima ancora che sorgesse Roma, la futura padrona del mondo, Oria cominciava la sua evoluzione da abitato sparso a città vera e propria. Su questo colle nasceva una delle capitali messapiche. Oria si distende in parte sulla collina Monte del Castello, nell'area dell'Acropoli antica, ed in parte sul colle di Santa Caterina, posto più in basso. Cresciuta la popolazione, la città si allargò nei borghi. Giunti sulla piazza del Duomo, corriamo ad affacciarci al terrazzo che la limita dalla parte di Levante. Mirate com'è bello il panorama delle case oritane che si arrampicano sulla collina e dei giardini che sorgono intorno ad esse. Poi vengono uliveti e frutteti e qua e là delle grosse fattorie che conservano i nomi di antichi casali o di chiese affatto distrutte. Oria non solo fu una delle città fortificate al tempo dei Messapi e del Medioevo, non solo ebbe vanto di ricca e industriosa, ma è stata pure la culla di uomini dotti, fra i quali primeggiano Quinto Mario Corrado, sommo latinista, Francesco Milizia, architetto e critico, il più dotto e arguto in fatto di arte che abbia dato questa provincia. Ma la lista si allungherebbe di parecchio. La vita di Oria si svolge tutta nella campagna, la sua popolazione è dedita per 4/5 all'agricoltura.
ma pure non vi manca la cultura intellettuale ed un piccolo e grazioso museo che è un vanto per tutta la terra d'Otranto. Prima di lasciare questa città saliremo sulla prima collina a levante dell'abitato, dove sta il cimitero. È da lassù che si ammira il panorama più bello della città, ma per goder meglio questo paesaggio bisogna osservarlo al sorgere del sole e nel mese di giugno, perché allora gli sbattimenti di luce e di ombre sono più forti e le tinte assumono un tono più spiccato per la maggiore trasparenza dell'atmosfera. La tavolozza di Mamma Natura in quella stagione è più ricca di colori e di luce e par quasi che un soffio potente di vita torni ad agitare e scuotere le fibre di questa antica matrona e regina delle città messapiche. Ora ci spostiamo nel Tarantino, nell'inconfondibile paesaggio delle Gravine e della Pietra, nel borgo dei Figuli per eccellenza, marchio inconfondibile dei maestri della ceramica, Grottaglie. Le abitazioni di Grottaglie, collocate le une sulle altre sui diversi piani della collina, sembrano come addossate e affestallate le une sulle altre e non lasciano scorgere che i tetti, i terrazzi e le finestre di mille fogge e colori. Nel piano più basso, nuovi palazzi di architettura moderna hanno occupato il luogo della vecchia porta, oggi abbattuta, per la quale si entrava in città. Più in alto si aggruppano delle case bianche frastagliate da altre di colore grigio bruno con tutte le intonazioni di tinta fino al giallastro che è quello dominante sulle pareti del palazzo principesco e sulle chiese di qualche secolo addietro. In cima alla collina e al cavaliere dell'abitato si erge come uno sparviero una torre quadra coronata da merli nel cortile del palazzo arcivescovile. La pianta della città è un vero labirinto di vie e vicoletti, meno angusti però di quelli di Taranto, e si dirigono in tutti i sensi di marcia. La facciata del suo duomo è una delle più belle che ho mai incontrato in tutta la terra d'Otranto. Risale al 1379 ed è purtroppo l'unico elemento architettonico originale che i grottagliesi abbiano conservato della loro collegiata. Il quartiere degli artigiani è il più laborioso, ma mattina a sera è un continuo lavorio sul tornio per lavorare le terrecotte con mani sapienti e sporche, con gesti secolari che si ripetono sapientemente immutati e immutabili ancora. Un viaggio fascinoso anche questo, che ci restituisce il senso della fatica e della resistenza dei nostri antenati, che sono riusciti a tramandarci anche questo mestiere, divenuto oggi un fiore all'occhiello per tutto il Salento nel mondo.